Buonasera, bentrovati. E allora, noi abbiamo chiamato questa puntata perché non crederci. Un po' ce ne eravamo già occupati, sono tanti fenomeni che possono apparire strani, singolari, curiosi. Alcuni sono forse, certamente, anzi non forse, frutto di fantasia. Altri magari sono un po' più inquietanti e non danno delle soluzioni. Però io mi chiedo anche una cosa, noi abbiamo creduto negli anni qui in Italia ai più inverosimili tra i politici, adesso non dobbiamo credere a uno che ha visto gli gnomi? Perché no? A noi crediamo, abbiamo creduto a gente per anni che ci ha detto qualunque cosa, forse è un maggior recupero di fantasia credere anche questo signore li ha visti gli gnomi, vero? Anche lei dove li ha visti? Li ho visti a Bagno di Romagna, dove abito, in provincia di Forlì, e li ho visti in un parco lì vicino. Faccio la guida del parco nazionale. Ma quelle parti, pure quell'altro signore, no, ma... nell'Appennino Tosco-Emiliano. Sì, però la localizzazione è buona per gli gnomi, quindi la zona di confine tra l'Emilia Romagna e la Toscana è una zona ottima. Io abito lì, lavoro lì perché faccio la guida del parco nazionale delle foreste casentinesi e li ho visti. O meglio, li ho visti perché me l'ha detto un signore, un anziano del posto, io sono andato poi a verificare. No, ma l'ha visti lei o l'ha visti quello? No, allora, quel signore le racconto com'è andata? Te racconto com'è andata? Sì. Allora, io abito in questo posto che si chiama Bagno di Romagna, Terme, un paese termale, vicino c'è il Parco Nazionale, io sono una guida del Parco Nazionale e opero, però oltre a fare la guida di mestiere... vivo di queste cose qui, cioè è il mio hobby la passeggiata a piedi. E allora vado in giro attorno a Bagno è un paese di frontiera, di Appennino, e passeggiavo lungo si chiama Parco dell'Ermina, Bagno d'estate ci sono tanti turisti, ma era al crepuscolo, andavo su per questo posto, alla fine di questa dritta in salita c'è una fontana e c'era un anziano del posto che io convenzionalmente chiamo Beppe, lungi me dire che... E allora vedevo che sfarfugliava, parlava da solo, nel crepuscolo mi sono detto, Ale, un altro rincoglionito, perché qui... Ne incontrano tanti. Questo qui è partito. Se non che volevo far piano, ma mi ha sentito lo stesso, e lui quando sono arrivato lì dalla fontana ha fatto finta di niente, no? E io gli ho detto il nome, Pierluigi fa, mi chiamo Pierluigi, fa, Pierluigi, cosa fai qui? Oddio, Beppe, l'ho detto... faccio una girata, ma cosa faceva lì? Ho visto che sta poco bene, sono qui che sai che faccio la girata, vengo a bere, a me piace venire a bere perché era un posto di fontana, di sorgente, che la gente del posto amava andare lì. E allora a questo punto io stavo per andare via e l'ho rivisto ancora che straminava ancora un altro po', ho detto lì ci siamo, questo qui è partito per bene, e io gli ho ridetto, senti un po' Beppe, con chi fai parlare? E mi ha detto, stai a sentire, io ho visto che tu qualcosa stai capendo, se non che mi ha detto, questa sera verso le 10:30, vieni qui con una pila, e io ho detto, porca boia, alle 10:30 io sono andato lì con la pila, sono stato lì a sedere nella fontana, come mi ha detto lui, e dopo un pochino mi sono visto sti affarini piccoli, due, perché tre... Perché l'ognomo esce di notte, no? Esce di notte. Certo. Esce occasionalmente anche di giorno, questo è quello che... Sì, ma proprio se c'ha da sbrigare una cosa. È così, ma che ti ridono, ma... Perché loro... Cioè... Loro soffrono perché non li vedono. No, allora, ieri quando sono venuto via mi hanno contattato i suoi colleghi... E si è saputo nel paese che venivo via, no? Così che ieri sera tutti lo sapevano, sono passato dal tabaccaio, Pierluigi fa, vai dal Costanza a parlare di gnomi. E Dio buono, se li ho visti ci vado, perché non ci devo dire? Fa, ma sono di Ciccia, io ho detto cosa sono, di cemento armato, sono di Ciccia, scusa, lui... quindi io li ho visti, poi ci ho parlato... Facciamo... Pierluigi, quindi, facciamo un... Pierluigi Ricci, vero? Sì. Un confronto con l'altro signore, così vediamo se sono... gnomi diversi, ma insomma secondo me l'ognomo è quello lì. Cioè le caratteristiche dell'ognomo sono quelle, cioè
La cosa principale è un grande amante della natura, quindi io credo che le persone, loro se le scelgono anche con cui parlare. No, no, ma io poi sono abbastanza convinto che non costa niente crederci, ed è piacevolissimo. Cioè, un ognuno se lo merita che ci crede. Ma sì, io dico al tabaccaio, vedrà che anche il tabaccaio lo vede. Aveva la paura che fosse di ciccia, è di ciccia. E che pensava che fosse una statuina, ma la ci pensa. Demo! Sono velocissimi, si spostano molto velocemente anche se sono piccoli, poi hanno dei compiti ben precisi. Delle volte quando ci sono degli animali tipo caprioli, daini, cervi che sono impresi in certi determinati fili perché si trovano in difficoltà, operano anche queste soluzioni qui, quindi un gnomo si può spostare anche molto velocemente. Tra l'altro io gli gnomi non è che li veda spesso, li ho visti da 6 o 7 anni, 7-8 volte, 6-7 volte, non lui, di più. 20 anni. 20 anni, quante volte l'ha visti? Circa 4-5 volte all'anno. Ecco, io lo vedo molto di meno, perciò le cose possono anche coincidere benissimo. Assolutamente sì, io non è che... Ma lui ha mai pensato di fotografarli o di... Non si fotografano. Non si fanno fotografare. No, quelli sono, sono troppo piccoli, non gliela fai a piallo. No, che troppo piccoli. Non si accettico, non si fanno fotografare. Però... Cioè, una cosa... Tra l'altro io, come dico, io lo faccio di mestiere, essendo una guida del parco, però lo vedo questa proprio loro attrazione verso la natura, quindi anche il discorso di vivere così a lungo, vivono una vita naturale. Dobbiamo poi ricordarle queste cose, aspetti Ricci, ma perché quanto vivono? I fatti sessuali... A parte confermare, lui li vede molto più di me, perché a questo punto... Le cose coincidono, il fatto che magari casualmente passano di lì, perché io mi trovo poi spesso e volentieri ad avere degli accorgimenti per cui so che loro sono passati di lì. Esempio, le liane, il prolungamento della vitalba, la Clematis vitalba, è un'erba, e io quando passo di lì mi vedo che alla fine di queste liane sono dei prolungamenti che vengono giù dagli alberi, ci sono dei nodi, e io capisco che sono passate di lì, quindi li vedo molto meno di lui, però determinate cose, ma specialmente quelle rivolte verso la natura. Anche perché loro difendono, Claudia, loro... La valle viva, no, è femminile. Le cose, vedete che ritornano, nel nostro territorio, qui entra fuori la vena di guida parco, nel nostro territorio il lupo, tenuto conto che negli anni 70 era pressoché scomparso, è ritornato, ripopolato. Quindi ce ne sono all'incirca una trentina di individui. Ma era anche giusto... Sì, ma no, è anche dettato dal fatto che c'è stata questa legge che ha vietato l'abbattimento. Sta tornando la legge. Ma ha visto come lo fa bene? Fa benissimo. Ma tanto io faccio prima il cane, perché ci sono i cani selvatici, purtroppo, che bisogna stare attenti, sono quelli che poi li dicevo l'altra volta che vengono lì e quindi si salvatino. Vabbè, io starei sempre a parlare di gnomi, di lupi, ma non si può fare tutta la parola su questo. E allora ancora una volta io vorrei pregare, chiudiamo con i microfoni, il signor Giovanni Zavalloni e Pierluigi Ricci di ricordarci agli gnomi, di dire che noi siamo totalmente, questa trasmissione è dalla loro parte. Se ci aiutano anche a risolvere il problema dei cerchi nel grano ne saremo felici. Andateli a trovare, chiedeteli e poi ci rivediamo sicuro. Buonanotte, alla prossima.